Dai, non ci credo. Cosa ti aspettavi? Che dopo aver ucciso il visir io sarei sparito così? Ah, sei così cieco! La tua rabbia, l'orgoglio, l'egoismo mi hanno dato forma e sostanza, mi hanno alimentato! Anche se le sabbie sono sparite, io ho la forza di restare! E senza il visir posso prendere il tuo posto! Posso regnare su tutto! E non c'è assolutamente niente che tu possa fare! Non finché ci sono io. Con il potere di manipolare il tempo stesso, saresti potuto diventare il più grande di tutti i re. Che guerre avresti potuto combattere? Che monumenti avresti potuto erigere in tuo onore? Che donne avresti preso per te? Scusa, l'ultimo qual era? Ma mi hai deluso, principe. Ora sei debole e comprensivo. I miei tentativi di convincerti a cercare la gloria sono falliti. Così ho atteso il vero momento di colpire. Ah, adesso appare. Oddio, guarda qui, la fonte della vita di Azad nelle sabbie del tempo, cioè il primo capitolo. Eh sì, alla fine, tu ragazzi, tu non meriti ciò che ti è stato offerto, il controllo dell'impero più grande. Col potere che hai potevi dominare il mondo. L'avresti sprecato, principe. Io gli farò giustizia, quindi deve essere mio. Non me... Dici di no? Non l'ho guadagnato. Pensi che saresti qui ora senza di me? Quante volte ti ho salvato? Quante volte ti ho aperto la strada? Ho abbattuto i tuoi nemici, riportato alla tua missione. Mentre tu ti lamentavi di tuo padre, di Kailina, di Farad, di come tutte le brutte cose succedono a te. Ah, povero principe. Le tue sono parole vuote. Lo sono sempre state. Sei soltanto uno spirito disperato ed egoista. Se lo sono, principe, è perché tu lo sei. Se sono spietato, sconsiderato e immorale, è perché tu lo sei. Non sono uscito dal nulla, non sono stato evocato da un folle visir. Io sono te. Ho compreso tutti i miei errori. E ormai sono pentito dei miei sbagli passati. Io non sono più quella persona. Passano le stagioni e i gusti, ma la gente? La gente non cambia. Se credi il contrario, ti illudi. Non combattermi. Abbassa la spada. Accoglimi. Ma sti cazzi! Takupi! Vuoi uccidermi allora? Vuoi farmi a pezzi come tutti gli altri nemici? Agita quella spada, principe! Hai visto come funziona bene? Guarda, non sarebbe una cattiva idea. Ti tagli affetto in due come un salame. Che violenza! La tua ira non fa altro che nutrirmi. Dimmi un po', sei davvero cambiato? Dopotutto io sono ancora qui, in piedi davanti a te! Oh ragazzi, ma questi i segni qui intorno, gialli, vedete? Ma non vi ricordano qualcosa di adesso? Tipo, non so, la mela dell'Eden di Assassin's Creed? Non vi ricorda questo? A me sì. Principe, lascia questo posto. Puzza di dolore e di crudeltà. Non devi seguire quest'ombra. Vattene. Svegliati! Ti guiderò. Andiamo. Ma lascialo perdere, andiamocene, principe. Ma vada via il kill. No! Che stai facendo? Non riderei se fossi in te. Non mi ignorare! Non mi lasciare qui! No! Sveglia! Farah! Ti senti bene, principe? Credo che sia davvero finita.
Principe, c'è ancora una cosa che non capisco. Dimmi, ma come facevi a sapere il mio nome? Molti pensano che il tempo sia come un fiume, che scorre lento in un'unica direzione. Ma io, che l'ho visto da vicino, posso assicurarti che si sbaglia. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederai chi sono e perché io parli così. Siediti e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito. No, grazie, principe, io balzo. L'ho già sentito e non me lo ascolto un'altra volta. Bene, ragazzi, abbiamo finito Prince of Persia, i due troni, l'ultimo capitolo. Oh, ragazzi, spero di poter fare le sabbie del tempo. Da Daniela 44 dei Madre Sam è tutto. Ciao! Un annuncio pubblicitario, non iscrivetevi mai al canale di Mindfreeze Sam perché è molto lento a fare le riprese.